E salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale, rieccoci con Everybody Go to Raptor, pronti a continuare la nostra avventura. Adesso stiamo uscito l'avviso di Frank, quindi adesso dobbiamo scoprire chi è Frank. Quindi non lo so, come sempre continuiamo e vediamo dove andiamo a parare. Allora, questa dovrebbe essere tipo la zona di campagna. Siamo in Inghilterra. Non si possono fermare i treni e impedire alla gente di spostarsi. Questa storia non mi piace affatto, Frank. Non piace a nessuno, ma è inutile agitarsi. La gente è seccata, non mi dà tregua. Mica ho fermato io i treni. E mi hanno dato un preavviso? Manco per niente. Ieri dicevano, mantieni la calma, Howard. Qualche interruzione. E oggi ordinanza del governo. Non si sa per quanto. E ve la caverete. Mezzo villaggio è scomparso. Solo un paio di persone, non mezzo villaggio. Oh, per adesso. Stai dimenticando che io ho esperienza. Ero alle Falkland. Ho tirato fuori la vecchia sirena stamattina per provarla. La sirena? Cosa diavolo vorresti farci? Era nel ripostiglio della stazione. L'ho portata a casa e messa sotto il letto. Magari un giorno varrà qualcosa. Accidenti! Tranquillo, è sangue dal naso. Tieni il fazzoletto, è pulito. Grazie, Frank, grazie. Va avanti così da stamattina. Sangue dal naso. Quindi è il virus che comincia a fare effetto. Poi siamo passati, con questo parlava dei treni della stazione, siamo passati da lì e abbiamo visto che comunque i treni erano tutti deragliati. Va bene, vediamo se possiamo entrare in queste case. No, però di qua possiamo passare. Sempre con questa camminata molto molto lenta. C'è una radio qui. Il radiotelescopio nella Torre 6 si è fuso. Le radiazioni di fondo provenienti dalla zona di Penrose hanno superato i livelli. È come se la matematica si stesse piegando alla luce. Tutto è avvolto da uno strano alone. Il mio volto è ancora indolenzito per la scottatura. Ok, il mio volto è ancora indolenzito. Oh, qua è aperto. Che sia la casa di Frank? Di qua si va sopra. Prima di salire, però, diamo un'occhiata al piano di sotto. Che diavolo è? Un motore di che cos'è? E di qua si esce. Quindi piano di sopra. Ok, vediamo che cosa ci dice quest'altro effetto di luce. Cerchiamo di piazzarlo bene. Andato. Come sta la sua sorella, Frank? Non ci parliamo del funerale. Ah, capisco.
Senta, mi chiedevo se potessi andare a trovarla, giusto per controllare se sta bene. Dottor Wade, se lanciassero una bomba, resterebbero soltanto Scarafaggi e Wendy Boyle. Ok, Wendy la pettegola. È un po' strano. È la sorella di Frank. Notizio, John Coles, cliente abituale di Lakeside. Ieri notte è scomparso e ora sembra che lo stesso sia successo alla signora Boughton. Enid, molto strano, le hanno amputato una gamba in primavera. Esattamente. Ho anche un ambulatorio pieno di gente con epistassi ed emicrania. Il comitato dice sia un virus influenzale, ma faccio questo lavoro da 35 anni e non ne sono convinto. Mi chiedevo soltanto se potesse passare da lei. Anche se lo facessi, crede che mi farebbe entrare? Va bene. Allora lasci perdere, ci vado io. Ah, Frank, chiami l'ospedale perché prelevino questa roba. Ormai sono 8 mesi. Ok. Quindi Wendy è la sorella di Frank. Non che mi sia servito tanto a capire sta cosa, però è un dialogo che comunque, voglio dire, ci ha aperto un po' di più sulla storia di questa cittadina e di chi ci abitava. D'accordo, continua la nostra esplorazione. Ah, mi sa che devo uscire però dall'altro lato della casa. Altra radio. Ho attaccato il telefono a Steven. Non capisce. Anche se fosse qui a osservarlo direttamente, non sono sicura che lo capirebbe. Deve esserci un modo per consolidarlo, per amplificare reciprocamente il segnale. Niente, raga, io continuo a non capire. Terzo episodio e ancora non so di che parla sto gioco. Cioè, sì, sappiamo che c'è un virus o quello che è. Però ancora non sappiamo come muoverci, cioè cosa fare, che è successo. E perché noi siamo gli unici superstiti. Vabbè, continuiamo ad addentrarci in questi boschetti qua, vediamo dove andiamo a finire. Lo sapevi? Wade mi chiamò circa 6 settimane dopo. Appena pensò potessi sopportare la notizia. Non potrò mai ripagarla per quello che ha fatto. Era una brava donna, Frank. La migliore. Dovresti tornare in chiesa, tornare nella comunità. Ci manchi. Io lo odio, padre. Non posso inginocchiarmi e pretendere non sia così. E non capisco perché non lo odi anche lei. Ce la metto tutta, Frank. Sarebbe incompatibile con il mio ruolo. La fede è fondamento delle cose che si sperano e prova di quelle che non si vedono. Dobbiamo credere in lui, anche quando non ne comprendiamo i motivi. Spero di vederti domenica. Cioè, alla fine qua gira e rigira. I personaggi che parlano tra di loro sono sempre loro. Padre Jeremy, Wendy e adesso Frank. Quindi loro tre sicuramente c'entrano con questa storia del virus. Madonna ragazzi, ma dove stiamo andando? Ah, mi sa che siamo tornati indietro. Sì, là è il campo di grano, quello in fondo.
Public Photo Pad. Oh, altra scia. Vediamo di trovare la posizione anche di questa. Vai. Canale 9, rispondete. Rispondete, 9. Qui cowboy smarrito, qualcuno mi riceve? Pronto. Canale 1-9, Sherlock viaggiante. Charlie, mi ricevi? Passo. La mia pronto? Mia moglie. Ma chi è? Le bambine. Dannazione. Sai benissimo che non c'è altra scelta. Non posso farlo. Non me lo chiedere. Mi stai chiedendo di condannare a morte la mia famiglia. Dannazione, credi che non lo sappia? Io sarò ancora qui quando butterete quella merda. No. Non mi parlare di sacrificio, no. Brutto bastardi, codardo del cazzo. Stupidi bastardi! Se credi di sapere cosa fare, vieni qui tu a occupartene. Digli che non abbiamo più altra scelta. Digli di farlo. Dovete farlo adesso. No, veramente, raga, voi se... Cioè, ne scrivetemi nei commenti se sapete che diavolo sta succedendo. Però dai, forse la strada è giusta perché... Se stiamo incontrando questi... fasci di luce... Vuol dire che... è giusto. Vediamo un po' dove ci troviamo. Aspetta, ma siamo... scesi... Vabbè, continuiamo, vediamo. Altra radio. Un campeggio. Al microscopio si vede che la luce stava seguendo la struttura cellulare delle sue ali. La semplicità del sistema nervoso degli insetti sembra impedire un'infestazione completa. Quindi non sono soggetti all'emorragia rilevata negli uccelli. Ma Steven si sbaglia. Non è un attacco, ma la conseguenza di un tentativo di comunicare. Sta diventando più intelligente. Apprende mentre si adatta. Ritengo che la comunicazione sia imminente. Questi Steven e Kate dovrebbero essere degli scienziati che stanno indagando su questo virus, che, da quello che ho capito, è un virus che si adatta, quindi. Cioè, muta col tempo. Comunque, ne so sempre meno di prima. Allora, siamo tornati indietro. Quindi, cerchiamo di tornare sulla strada. Ok, allora, noi siamo andati di qui e siamo tornati indietro, quindi adesso andiamo da questa parte. Aspetta. Entriamo qua dentro. Ho visto il fascio di luce là in fondo. Ehi, Graham. Salve, Frank. Tutto bene? Stai boccheggiando? Il cancello dell'osservatorio è bloccato. Avresti una scala da prestarmi? Ma c'è un salto di 4 metri dall'altra parte del muro. Sarò vecchio, ma non inutile. Allora, me la presti? Mai detto che sei inutile. Rhys! Che c'è? Prendi la scala per Graham dall'altro lato del fienile. Va bene. E tu fa attenzione. Non voglio quel seccatore di Steven Appleton tra i piedi perché ti sei rotto il collo.
Eh sì, l'osservatorio è quello dove siamo partiti all'inizio del gioco. E che è chiuso. E quello gli ha detto, prendi la scala da dietro al fienile. Andiamo a vedere se c'è questa scala. Sentite, io scale là dietro non ne vedo, quindi continuiamo. Ehi, io e te dobbiamo parlare. Ma che cavolo credi di fare? Che cosa combini? Levati di torno, è importante. Sei stato con Lizzie. Se la prendi in giro ti spacco la faccia. Devo seguire la traccia, è cruciale. Di che cosa stai parlando, Steven? La gente è malata, gli uccelli sono morti e anche le mie mucche. Dov'è Kate? Ancora nella torre, per quanto ne so io. Potrei ricalibrare le coordinate radiali sugli oscillatori primari, se funzionasse. Steven, dov'è Kate? Che succede? Lasciami in pace! Mannaggia a te, Steven, che diavolo succede? Dimmelo. Kate ha detto che è nella torre. Sempre la famosa torre da dove siamo partiti. Dai, seguiamo la luce, vediamo se si può andare da questa parte. Ok, è aperto. Perché certe volte la luce come se ti guida. Ah, qui è tutte le mucche di Frank. Che ovviamente sono morte. Detto che si erano ammalate. Le ho controllate ieri notte al ritorno e stavano bene. Stamattina mi sono svegliato ed erano tutte morte. Charlie, hai sentito gli uccelli cinguettare stamattina? Beh, non ci ho fatto molto caso. Mia sorella dice che sono stati trovati morti stecchiti in tutta la valle. E secondo il dottor Wade c'è gente malata nel villaggio. Meg dice che è inutile provare a fare consegne oggi. Hanno messo in quarantena tutta la valle. Conviene stare tranquilli e aspettare. Si sistemerà tutto, Frank. E come si sistemerà? Certo, hai ragione. Mi dispiace per le mucche, Frank. Ma quando la situazione si sistemerà ti aiuteranno. Devono esserci dei fondi per queste cose. Dovresti ascoltare di più la radio. La situazione non sembra sistemarsi affatto. Dammi retta, sta succedendo qualcosa di grosso. Eh già, sta succedendo qualcosa di molto grosso. Allora, possiamo tornare sulla strada o andare di qua. Ha comunque salvato, però io voglio andare un po' avanti, quindi saliamo. Continuiamo ad esplorare un po' queste campagne. Quarantena. Qui è chiuso. Però c'è un telefono che suona. Dai, che si può scavalcare.
Ok, vabbè, non si può andare. Quindi torniamo sulla strada. Rapida occhiata alla mappa. Allora, tu sei qui. Ok. Continuiamo per la strada e vediamo se riusciamo ad uscire da sta città. Allora, altro dialogo. Ecco fatto. Grazie Frank, almeno adesso non è più d'intralcio. Non lo so, si è fermata così all'improvviso. Prova di nuovo. Io avevo appena messo il carburante. Robert è andato in città con l'altra auto. Chissà che fine ha fatto. Mi aveva promesso che sarebbe tornato in mattinata. Credi si sia fermato al pub? Non posso stargli sempre addosso, Frank. Non è un bambino. Che c'è, Lizzy? Niente. Ti stai rivedendo con Steven. Voi due non potete continuare così. Se Robert non se n'è ancora accorto, presto lo scoprirà. Non se continua a bere come una spugna. Ma che merda! Scusa, ma questo macinino... Ma perché non parte? Vieni, ti do uno strappo. Col trattore ti dai lo strappo. Bah, che dite? Aspettiamo il bus. Di qua... Siamo venuti, mi sa, sì. Sì, di qua siamo venuti. Continuiamo per la strada. Andiamo dritti. Lizzy. Ok. Allora, visto che abbiamo iniziato col nuovo personaggio, ascoltiamo questo dialogo qui. E poi vediamo se ci salutiamo. Signora Graves! Lizzy, signora Graves! Rachel, che cosa sta succedendo? Una cosa terribile. Tuoni, fulmini, e la corrente è saltata. Erano tutti nel salone, quindi ho detto di non muoversi. Ma Sean Davis ha detto che non prendeva ordini da una stupida ragazzina ed è uscito a fumare. Ma non è tornato. Allora Diana è andata a cercarlo, ma neanche lei è tornata. Ma dov'è Dylan? Era con Sean e Diana. No, è rimasto con me. Crede che torneranno? Non lo so, Rachel. Non mi importa cosa pensa la gente. Se fosse stato il mio bambino, non l'avrei mai lasciato. Anche se ci fosse la fine del mondo, lui avrebbe la precedenza su tutto. Saresti una brava mamma, Rachel. Non ti preoccupare. Va tutto bene. Dai, torna dentro e di a tutti che sono stati bravissimi, davvero bravissimi. Devo solo finire un paio di cose qui e poi verrò da voi. Va bene. Su. Allora, non so se non è uscito il salvataggio, però vediamo l'ultimo salvataggio quando è stato fatto. 5 minuti fa, quindi continuiamo un po'. Vediamo dove ci troviamo. Ah, ok, abbiamo lasciato quella città, siamo Lakeside Holiday Camp. Allora, continuiamo fino al salvataggio.
c'è un telefono che squilla, si presume che c'è una persona dall'altra parte. Non puoi salvarli. Fa la valigia e incontriamoci alla stazione. Hanno chiuso i binari, non hai sentito la radio? Per via del virus. Non c'è nessun virus, Lizzy. Steven, non sono stupida, lo so che non è un virus, ma le stazioni sono chiuse comunque. C'è un sentiero che costeggia il tunnel principale. Puoi passare di lì, non ci avranno pensato. Sai di cosa si tratta, vero? Non puoi più usare il telefono. E tu cosa stai usando adesso? Lo so. Senti, dopo questa telefonata non usare più il telefono, nemmeno la TV o la radio. Può nascondersi nel segnale. Ne parli come se fosse una creatura vivente. Non credo esista una parola per descriverla. Promettimi una cosa, non dirlo a nessuno, fai i bagagli e incontriamoci domani alla stazione, ok? Mi si stringe il cuore a lasciare qui tutta questa gente. Quella dello spettacolo è stata un'idea grandiosa. Ti meriti un 10 e lode. Andiamo. Come ti... Ma Stefano stava con Kate. Vabbè. Allora, credo che abbia salvato. Fatemi controllare. Sì, l'ultimo salvataggio è stato effettuato un minuto fa. Perfetto. Allora, noi ci salutiamo qui per questo episodio. Abbiamo concluso Frank. Abbiamo iniziato Lizzy. E siamo in un campo estivo, presumo. E niente ragazzi, continua la nostra avventura, non ci sto capendo ancora una mazza, sappiamo che è un virus ma in realtà non è un virus, si trasmette tramite telefono, non lo so. E niente ragazzi, comunque sono curioso di sapere che diavolo è. Voi come sempre vi invito a lasciare un bel like, un commento e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale. E noi ci rivediamo sempre qui su YouTube con un nuovo video. Ciao, adios!